Simone Mazza colpisce ancora. L'eclettico scrittore bellunese, classe 1996, torna sulla scena letteraria con il suo nuovo libro Alone Sepolti. Si tratta di un romanzo di genere horror ambientato nell'aeroporto di Alessandria d'Egitto, e non è certo la prima volta che l'autore si cimenta con questa tipologia di racconti. Anche le sue opere precedenti, comprese quelle di stampo cinematografico, trattavano del tema della paura e della claustrofobia. Parla di un gruppo di un centinaio di persone intrappolate in un aeroporto in Alessandria d'Egitto per colpa di una tempesta di sabbia. Da lì in avanti scopriranno che la tempesta non è solo l'unica minaccia che si abbatterà su di loro, ma c'è del resto ed è purtroppo all'interno dell'aeroporto. Quindi la tempesta si può dire che è forse l'ultimo dei loro problemi. E la domanda che ci poniamo è: riusciranno a sopravvivere? Soprattutto, cosa c'è all'interno di questo aeroporto? Un po' di film, un po' di serie TV così mi hanno dato un po' di ispirazione. Poi io comunque per il buio, per la claustrofobia, così ho un rapporto abbastanza particolare fin da piccolo, abbastanza viscerale, per cui ho voluto semplicemente renderlo concreto, insomma, sotto forma di storia. Di solito io ambiento i miei racconti in America fondamentalmente, però Alessandria volevo dare un po' un cambio, poi la tempesta di sabbia era una cosa un po' più adatta Alessandria d'Egitto che insomma l'America. Siamo tutti reduci da 2 anni di pandemia, un'esperienza che ha cambiato le nostre prospettive e il nostro quotidiano. Ci siamo fatti raccontare da Simone qual è stata la sua reazione a questo particolare periodo dal punto di vista artistico. Sicuramente il fatto del Covid comunque mi ha relegato in casa più di quanto non lo fossi già, quindi sicuramente ho composto un po' di più, ho avuto più tempo, ho avuto più... Ma stimoli bene o male, quelli ci sono sempre, a volte non ci sono, quindi insomma quello va a seconda mia, non proprio del periodo che ho attorno, delle cose che ho attorno. Però sicuramente il fatto di stare tanto chiuso, più chiuso in casa di prima, è stato un incentivo per comporre di più.